Allora ragazzi, questo è uno speciale che sia io che a Fabrizio, è uno speciale che piace, perché parliamo di musica, ma musica realizzata da ragazzini, ma tanti. È uno speciale dedicato alla musica e realizzato qua a Ovada, precisamente vedete che bellissimo parco, questa è la scuola di musica Rebola, il parco, e questa sera ci sarà un concerto, ma noi abbiamo voluto fare questo speciale per chiedere un po' a questi ragazzini chi ha introdotto nel campo della musica, nel campo di imparare queste canzoni. Insomma, andiamo a sentire un po' questi ragazzi cosa ci dicono e poi andremo anche dal maestro. Seguimi Fabrizio, andiamo a vedere. Allora, li ho radunati un po' tutti qua, ma non sono tutti, perché siete... Quanti siete stasera? Tantissimi? Non lo so. Siete più di 80, mi hanno detto, più di 80 ragazzi, tra maschi e femmine, è vero? Sì. E siete tutti dei grandi cantanti, o no? Sì. Sì, figurati se dicono di no, dicono di sì. E andate d'accordo tra di voi? Sì. Sì? Anche le ragazzuole con i ragazzini? Sì. Non c'è quella che dice, io grido di più così mi sentono, no? No. No. Allora, che brani ci fate ascoltare questa sera voi? Sono dei vari brani musicali in dialetti di vari luoghi dell'Italia. Ma anche in genovese? Sì! Ma se che penso, qual è che fate? Sì, ma se che penso! Fammelo un pezzo, vai! Ma se che penso, a lui mi vedo ma... Vai! Un omaggio alla Liguria, poi un altro, qua in Piemonte cosa sapete? Ciao Turin. Ciao Turin. Pronti? Ciao, vai! Ciao Turin, mi vado via, vado dan a travagliare, mi sa che cosa cazzia sento il cuore a tramore. Milano. Via bella Madurina. Ma sono dei jukebox questi. Che te brilla da lontano. Tutta l'ora è piccinina. Dile Domine et Mila. Andiamo in giù, nel meridione, Roma, al sud, Roma, dai, Roma. Roma, 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 stasera.
Sono forti o non sono forti? Andiamo ancora più giù, andiamo più giù. Poi, Napoli! Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Dov'è a me la funiculi, funicula? Allora sentite, vedete che sono bravi. Allora vediamo un po', da quanti anni è che cantate? Anche in inglese, anche in inglese. Guarda, guarda che vi fanno già l'applauso, guarda. Fatelo, fatelo l'applauso, è un fuori programma questo. È tutto grazie a Chidema. Eh sì, adesso poi andremo da Chidema a intervistarlo. Da quanti anni è che cantate voi? Io un anno, è la prima anno. Tre anni, è del mio sogno. Ditemi un po', chi è? Che è il tuo sogno cantare? Dimmi un po', ma anche i genitori cantano? Sì, il sogno è avere una band. Chi è che canta? Canta? È qua tua mamma? Gli facciamo una sorpresa, andiamo lì e le facciamo cantare una canzone, un pezzettino. Sì, ma canta tanto in inglese. Andiamo, fammi vedere. Ferma, prima glielo vado a chiedere. No, 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 dobbiamo prenderla così. Ma va, dov'è? Fammi vedere. Segui, andiamo a fare questo scherzo, vieni. Dov'è? Non dire niente, non dire niente. Vieni, vieni. Ma dove il microfono? Seguimi, seguimi. Vabbè, la prendiamo sul momento. Quel microfono è spento. Eccola qui. Allora, mi hanno detto che questa donna canta. Buonasera. E allora, visto che ci sono i bimbi, se ne approfitti. No, fai cantare mia mamma. Quindi un pezzo va fatto. Anche in inglese. E via, un inizio, dai. Hai detto così per non mettermi in imbarazzo, vero? I was made for loving you. I was made for loving you, baby. You was made for loving me. The only way to love me, baby, is to wait and love me. Avete visto da dove parte l'artista? Dalla famiglia, complimenti. Visto, visto. Poi chi è che canta? Andiamo, andiamo, fatemi vedere. Fatemi. Mi sta portando, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Questa signora canta. Grazie. È la nonna più brava. Sono stata l'ispiratrice della canzone in dialetto tortonese. Ma pensa che abbiamo beccato. Carlo si è messo a musicarla, insomma, a sistemarla. È stata dura perché lui non è nelle sue corde, il nostro dialetto tortonese, però si è impegnato, ha avuto tanti che gli hanno suggerito e adesso i bambini la sanno benissimo. Fatemene sentire, come si intitola? Toku Iva Dalunto, Dova Nova Isule. Allora, fatemela sentire, ci siamo un pezzetto, pronti? Vai! Toku Iva Dalunto, Armando Curcagnule, Toku Iva Dalunto, Armando Curcagnule. 1, 2, 3, ciapa il cugne, armaglio cul porta via, armaglio cul cagnule, droma droma risule, droma droma risule, droma droma risule. E questo è solo un inizio, fate un applauso, che questo è un fuori programma, ma sono bravi, complimenti, bravi ragazzuoli. Ah!
Allora, sono qui col direttore della scuola Antonio Rebora qui di Ovada. Guarda, io ti devo ringraziare perché questa sera è bellissima con tutti questi ragazzi. Tu sarai orgoglioso logicamente di questa serata, eh? Io sono orgoglioso perché questa parte dei nostri allievi, la parte propedeutica che è curata dal maestro Chidemi, assicura intanto un grosso futuro a tutto ciò che è cultura e musica nell'interesse stesso dei giovani e dei giovanissimi, che possono poi sviluppare col tempo le loro competenze, le loro capacità e arricchirsi, speriamo, in modo positivo. Beh, c'è da dire che anche tu sei giovanissimo, hai fatto una carriera impressionante, sei molto bravo, però ci vogliono anni e anni di studio per arrivare a dei livelli abbastanza quotati. Però vedo che questi ragazzi, un po' di stimolo parte anche tanto dai genitori. Assolutamente, i genitori che capiscono quanto può essere importante per i ragazzi un'educazione musicale, fanno veramente il bene dei loro figli, poiché li consentono loro di aprirsi a tutta una serie di esperienze che altrimenti non potrebbero mai vivere. Ecco, abbiamo degli anni da dire, tu puoi fare da un tot di anni oppure già da bimbi proprio piccoli si può iniziare questa carriera? Ma la fascia propedeutica riguarda la scuola primaria e a seguire poi diciamo che ogni età ha un modo pertinente per essere diciamo affrontata dal punto di vista musicale. Oltre al canto, gli strumenti, quali sono i più preferiti, diciamo quelli che uno preferisce suonare? Ma dunque abbiamo tutti gli strumenti e c'è sempre tradizionalmente un'inflazione di pianisti, però quest'anno siamo andati molto bene con gli strumenti a fiato, che sono tutta una parte che abbiamo cercato di recuperare perché tradizionalmente erano meno presenti in scuola. Abbiamo dato vita a una junior band che si è esibita in Trentino, ha avuto grande successo. E poi sta andando molto bene anche la sezione di musica leggera che abbiamo aperto proprio quest'anno e che può vantare insegnanti di grosso livello, quindi sono stati subito presi d'assalto, ecco, questo è molto bello, sì, molto bello. Quindi quanti anni ha la scuola di musica Rebora? La scuola di musica in Ovada è bicentenaria. Proseguite così perché la musica è tutto, la musica dà vita, soprattutto non fa pensare a cose brutte ma insegna tanto. Speriamo che aiuti a vivere meglio insieme, che è molto importante. Allora io insomma lo conosco, è un grande perché dai bambini piccoli li fa diventare dei grandi artisti come quelli di questa sera, è il professore Chidemi. I bambini mi chiamano Uè, è bellissimo il mio titolo. Uè. Dimmi Carlo, a parte questo, tu devi avere una pazienza pazzesca perché i bambini sono parecchio agitati o no? Assolutamente no, io non sono uno che ha pazienza, con loro mi diverto e non ho bisogno di avere pazienza. Ma che bello. Sono loro che hanno pazienza di sopportarmi. Io ero un bambino turbolento e quindi capisci? Il più turbolento di loro è comunque più bravo di me. Dunque, sono tanti, però. Sono tanti, ma suoniamo a volte con gruppi ancora più numerosi. Questa sera saranno 60 bambini, provengono da Ovada, i più tanti, poi da Tortone e alcuni da Gavi.
da Gavi. Io ho visto che anche nel loro repertorio hanno messo le canzoni regionali, è la cosa più bella fare. Sì. Lasciamo un po' stare l'inglese, ho visto che cantano in milanese, in romanesco, è bello così. Sì, l'inglese lo imparano a scuola, è una scelta didattica oltre che una scelta culturale. Il dialetto ha dei fonemi che la lingua italiana non ha, e quindi ha delle O larghe, O strette, E lunghe, eccetera, quindi fonemi che non appartengono alla nostra lingua, e quindi dal punto di vista didattico è importante sviluppare l'organo vocale. L'organo vocale viene sollecitato a ogni fonema un po' particolare, quindi diciamo che è una forma di educazione vocale, prima di tutto, oltre a un'educazione, bello riscoprire i dialetti, bello riscoprire... Guarda, quando mi hanno cantato Ma sai che penso, mi sono emozionato, perché il genovese è già difficile. Magari troverai dei difetti, tu sei un genovese puro sangue. Non sempre, quindi... bello così, ho trovato dei difetti anche dei grandi che cantano. Ti faccio tanti auguri, si può dire auguri nella musica, sì, tanti auguri perché è una serata bellissima questa, però volevo chiedere questo, hai più difficoltà con i ragazzini o le ragazzine? Ah, i bambini sono tutti uguali, sono fantastici, mi danno un'energia incredibile. Allora, guardate, è il lavoro più bello che io possa fare. Sì, ma poi perché hai una grande soddisfazione. Sì. L'importante è che non si rendano già grandi, è quello la cosa. Assolutamente no, devono stare bambini. C'è tempo per crescere. Certo, ragazzi, io devo lasciarlo perché lui parla, ma è agitatissimo, sì. È stanchissimo, no. È provatissimo, però è felicissimo. Dai, è una soddisfazione. Bellissimo, eh? Bellissimo. Io e Fabrizio avremmo fatto uno speciale dentro uno speciale, perché è bellissimo stare in mezzo ai ragazzi, parlare di musica e vedere veramente questi ragazzi carichi con tanta voglia di cantare, farsi vedere dai genitori, essere orgogliosi di stare su un palco. Però il tempo è passato velocemente e con voi ci vediamo ai prossimi speciali. Grazie per il vostro ascolto e grazie a tutto questo. Ci vediamo ai prossimi speciali.